Direttore, che bilancio possiamo tracciare di questa primissima parte di stagione con due amichevoli importanti giocate e altrettante buone indicazioni finora avute per la squadra? Ma è chiaro che le indicazioni sono positivissime. Ho parlato col mister, siamo contenti di questo approccio iniziale, però è chiaro che il calcio di luglio ancora, quindi di là da venire altre situazioni. Però siamo abbastanza soddisfatti. Per quanto concerne il mercato, che bilancio invece possiamo tracciare tra entrate, quelle che insomma già sono note, e soprattutto per quanto concerne le uscite, cosa vi aspettate di fare nelle prossime settimane? Diciamo che per il momento abbiamo centrato gli obiettivi, manca ancora qualcosina, però all'80-85% abbiamo centrato gli obiettivi. Abbiamo delle idee in uscita, le abbiamo comunicate ai nostri ragazzi e insieme proveremo a vedere quello che è possibile fare per il proseguo. Dovessero rimanere, saranno giocatori del Terme e saranno ben accetti. Spighe tra i calciatori in uscita? Ripeto, dovesse rimanere siamo felicissimi, però è chiaro che dobbiamo avere un giusto equilibrio sia tecnico-sportivo che economico-finanziario. Saranno gironi orizzontali e quali possibilità ci sono secondo lei che il Terme possa essere inserito nel girone meridionale? Ma il pericolo potrebbe essere, possiamo partecipare a quello al girone C.